Ci troviamo qui di fronte alla chiesa di San Filippo Neri, una chiesa costruita dai Martini del 1500, un'opera molto storica, l'unica, una delle poche a Salerno a forma ottagonale insieme ad altre due strutture, ed oggi è tutta abbandono. Qui San Filippo Neri, come possiamo vedere, ha un impianto, una facciata di stile assai seicentesco-settecentesco, come possiamo vedere rinascimentale. Le due volute al lato sono sicuramente quasi distrutte, cadute, causa dell'invasività delle piante. La zona attigua, quella che è qua dal convento, vediamo che è stato di completo abbandono con la stessa struttura. Vediamo che gli stucchi di colore rosa caratteristici e molto belli non esistono quasi più, caduti a causa delle intemperie e della scarsa cura e manodopera. È una chiesa che comunque si trova in una condizione di completo degrado, come in tutto la zona, l'area del centro storico alto del rione Sant'Eremita in particolare, dove ci troviamo adesso. Rifiuti abbandonati ovunque, lungo questa strada, spazzatura in ogni dove, in ogni angolo, in particolare in questo vicoletto che sale la zona più alta che va verso Castellarechi, in un completo stato di abbandono, in preda al degrado ed alla tossicodipendenza. Una situazione di pericolo, di degrado, che comunque coinvolge anche la scuola sottostante elementare, la scuola elementare sottostante, in preda alla cui strada attigua è in preda al totale abbandono e alle sterpaglie. Una situazione che è veramente di forte pericolo, di degrado. Il comune di Salerno ancora si deve attivare per questa situazione. Possiamo vedere qua le mura antiche medievali, queste mura che circondavano l'antichissima città di Salerno, medievali, sono anch'esse in abbandono e sono qui per momenti per crollare, in preda alle intemperie e all'incuria. Molte sono le spaccature, i rigonfiamenti che a breve si prevede. Se non ci saranno interventi, crolleranno, anche con il rischio e il pericolo di chi si troverà a passare in quest'area. Dico dei pochi che ormai vanno a passare in quest'area, ormai in preda alla spazzatura e alla tossicodipendenza. Siamo qui al rione Sant'Eremita, al quartiere del centro storico alto di Salerno. Vediamo la chiesa di San Filippo Neri, costruita nel 1500 ma di impianto rinascimentale del 700, in completo stato di abbandono, come si trova anche la zona attigua. Le volute, le due colonne, le due lesene sono quasi completamente distrutte a causa dell'invasività delle piante. La facciata è quasi del tutto crollata, gli stucchi rosa caratteristici e bellissimi, un esempio unico a Salerno, quasi unico a Salerno, quasi non ci sono più, in preda alle intemperie. Le sterpaglie hanno invaso un po' tutte le finestre, come potete vedere, i vetri sono quasi tutto spaccati, anche la zona attigua del convento è in completo stato di abbandono. Un abbandono che coinvolge anche la zona attigua del rione Sant'Eremita, come anche il centro storico, tutto il centro storico alto. Immondizia un po' ovunque, come si può vedere, lattine, bottiglie e plastica in generale, che invade la parte sinistra della strada, ma anche l'angolo qui a destra. Continuando qui a salire, possiamo vedere che questo piccolo vicolo, che potrebbe essere un'attrattiva per i turisti, perché comunque è una zona di natura, anche perché porta nel castello Arichi soprastante, è in un completo stato di abbandono, immondizia ovunque, sia a destra sia a sinistra, le sterpaglie che non vengono tagliate evidentemente da mesi, adesso è un posto dove si incontrano tossicodipendenti e i cittadini non possono usufruirne. Una zona quindi abbandonata, completamente abbandonata a se stessa. Il comune sembra
essersene dimenticato. Abbiamo il giro lungo questa strada che porta nell'area alta di Salerno, abbiamo uno degli scarichi di rifiuti di edilizia, un frigorifero e varie buste con immondizia all'interno, poi addirittura una pianta che sbarra la strada per continuare a risalire. Qui c'è una struttura in completo abbandono in preda ai tossicodipendenti. Un luogo che potrebbe essere sfruttato in maniera diversa dal punto di vista turistico, come possiamo vedere, è stato apprezzato anche nel 1800 per un scrittore inglese che raffigura questa chiesa, questo rione, su un giornale inglese. Come possiamo vedere, è una zona molto quindi attrattiva, che potrebbe essere molto attraente per il turismo, perché è molto panoramica. Un luogo dove non si vive ancora il traffico e il caos della città, molto bello, molto tranquillo, però, come abbiamo visto, completamente abbandonato dal comune di Salerno. Questa è la scuola Clemente Zafuri, scuola elementare della zona del centro storico alto, e come possiamo vedere è una scuola che al momento naturalmente è agosto, quindi è chiusa, ma possiamo vedere questa è la strada che i bambini durante l'anno devono percorrere per raggiungerla. Una rete metallica che delimita la parte sinistra della strada completamente insicura, con fili di ferro che invadono la strada, sterpaglie, foglie ed erba ovunque, un po' in tutta la strada, già difficile da percorrere perché sono molto, molto in salita.